Un profumo super sexy a base di cocco. Scopriamolo. Ciao a tutti, purtroppo come potete vedere dalla mia testa siamo ancora in quarantena. Parrucchiere, l'ultima cosa penso che aprirà e mi ci fionderò immediatamente non appena riapriranno. Ma bando alle ciance, andiamo a presentare subito il profumo, ma non prima di avervi detto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Mi raccomando, importante. Allora, oggi parleremo di un profumo che è stato creato da poco tempo. È stato messo sul mercato da poco tempo. Io non lo sapevo nemmeno perché io vado in profumeria, sento i profumi, mi piacciono, li prendo. Punto. Non mi informo moltissimo su quello che sono i retroscena dei profumi, cioè nel senso non vado lì a vedere quando esce quello, perché sono un fan di quello e quindi non mi interessa, quando escono li sento subito perché sono spessissimo in profumeria, li sento e se mi piacciono li compro. Le Beau è stato uno di quelli, è stato uno di quelli lì che ho sentito perché era sulla menzolina delle cose nuove, appena uscite, l'ho sentito e ho detto porca vacca lo prendo, presa la boccetta e me lo sono portato a casa. Perché? Perché fa esattamente questo effetto. Cioè, quando sentite questo odore, vi attrae. Questo qui è un profumo attraente, seducente, punto, punto. Non c'è nient'altro da dire. Potrei chiudere qui la cosa. Però continuiamo e per prima cosa, come di consueto, vi leggo quello che è riportato su fragrantica.com. Aspetta, volevo dirti una cosa. C'è un canale, si chiama Roberto e Dintorni, e pubblica praticamente giornalmente video, perché ne ha un macello di profumi, dove fa delle recensioni incredibili su tantissimi profumi anche mai sentiti, e se volete andate a dargli un occhio perché sono veramente interessanti, ve lo consiglio, è un ragazzo veramente bravissimo e preparatissimo, dateci un occhio, ve lo lascio giù in descrizione. Allora, gli accordi sono questi: cocco, aromatico, dolce, balsamico, citrus, quindi citrus, cioè nel senso agrumato, agrumato. Le persone in maggior parte lo amano o gli piace, ma anche parecchi non gli piace, a parecchi non piace. È stato appunto lanciato nel 2019, quindi è un profumo recentissimo, e le note sono soltanto tre. Non è un profumo complicato, è un profumo che vuole assolutamente raggiungere un obiettivo e quell'obiettivo è sedurre il prima possibile nella maniera più veloce possibile. Vi dico che le note sono la prima, bergamotto. Il bergamotto è una sottospecie di limonetto verde che ha un profumo molto caratteristico, che sa di bergamotto. Le note di cuore sono quelle lì del cocco e quelle di fondo sono fave di tonka. Punto e basta, non c'è nient'altro. La gradazione, anzi, le persone dicono che come durata cioè è un po' varia come cosa, però moderata il più di tutti e long lasting, cioè che dura parecchio, 38, diciamo 50 e 50. E poi, per quanto riguarda il sillage, quindi la scia, è praticamente una lotta pari. E adesso vi dico perché. È una lotta pari, cioè la maggior parte delle persone, tutte quante, 57 dicono moderata, 52 dicono forte, 56 dicono enorme. Cioè, quindi non si capisce un cazzo. Fa la scia, non fa la scia, fa la scia grande, non fa la scia grande. Non si capisce. Quindi, vi dirò, secondo me. Adesso lasciamo stare la parte pallosa e vi dirò, secondo me, com'è questo profumo, non prima di averlo spruzzato. Lo spruzziamo sul braccio.
assolutamente quel tipo di profumo che dice soltanto prendimi. Cioè, questo è il modo in cui io ho acquistato questo profumo. Cioè, io sono andato lì, l'ho sentito. Ok, ti prendo. Questo è. Cioè, guardate la boccetta. Cioè, raga, guardate la boccia. Ma guardate che cazzarola di roba è. È un busto maschile di un colore fichissimo e con una foglia di Adamo sopra il pacco. Cioè, più esplicito di così. Allora, è un profumo assolutamente estivo. Assolutamente estivo. Però in realtà le sue sole 3 note lo rendono anche versatile. Perché la dolcezza potrebbe andare bene anche d'inverno. Però, diciamo, il cocco d'inverno non ci sta. Quindi, la dolcezza lo rende molto notturno, estivo notturno. Ma il cocco, il bergamotto lo rendono anche di giorno. Cioè, bu buono anche di giorno. Quindi, è ottimo per la stagione estiva, quando fa caldo, e proprio per ricordarsi questo, perché ricorda assolutamente una pina colada. Una pina colada, però, con questa aggiunta di bergamotto, che lo rende speciale. Cioè, non è una pina colada e basta. È una pina colada molto speciale data da questo accordo di bergamotto. Non è un profumo complesso, è un profumo che appunto attrae. Cioè, il suo è attrarre, attrarre. Io potrei anche dire che questo è un profumo un po' unisex, perché lo potrebbe indossare una donna come uno, cioè anche una donna, tranquillamente, anche se c'è la versione femminile di Le Beau, che si chiama in un altro modo, adesso non me lo ricordo nemmeno, però non è un profumo strettamente maschile, è un po' come Ultramail, cioè nel senso, non so se conoscete Ultramail, ma sicuramente è un profumo che potrebbe tranquillamente essere indossato anche da una donna, e questo non è da meno. Quindi proprio questa caratteristica, ovvero il fatto che una donna lo indosserebbe, gli fa avere questa sensazione, ovvero lo voglio, lo desidero, e quindi psicologicamente un uomo ha più chance, tra virgolette, nell'approccio. Perché? Perché desidera la donna, desidera quel tipo di profumo, lo desidera sentire più vicino, lo desidera sentire da vicino, e quindi è una cosa che potrebbe essere, diciamo, apprezzata da chi vuole un'estate ricca di divertimento anche sotto il punto di vista, appunto, di conoscenze. E invece potrebbe essere anche un'ottima alternativa per persone, specialmente per ragazzi. Non è un profumo che consiglierei a over 45, non lo consiglierei perché è molto giovanile come tipo di profumo. Appunto, dato da questa dolcezza, da questo cocco burroso. Adesso lo spiego un po' meglio, però ecco, mi sono scordato che stavo dicendo. Comunque, sì, per l'estate, per le comitive, per i ragazzi che magari vanno in spiaggia e poi si ritrovano tutti quanti al bar e si ritrovano tutti quanti la sera in una festa insieme sulla spiaggia. Oppure una festa dentro una discoteca all'aperto. Ecco, questo è un profumo perfetto per questo. Perfetto. Allora, sulla mia pelle non dura molto. Ve lo dico, sulla mia pelle non dura molto. Infatti, se lo metto sui vestiti è tutta un'altra storia. Questo è un profumo che io consiglio di spruzzare in questo modo. Cioè, da vicino. Uno, ok. Due, da vicino qui. Alle orecchie e poi questo, ok? Spruzzarlo sui vestiti così. Io lo metto anche dietro qua sul cuoio capelluto. E in questo modo qui vi assicurate assolutamente buone 3 ore
di sia una buona tenuta, sia una buona scia. E la scia, ragazzi, è quello che attrae di più di questo profumo. Lascia una scia buonissima. Lascia una scia buonissima. Forse meglio del profumo in sé quando lo sentite, l'ascoltate così. Allora, all'apertura si sente il cocco. Si sente fortissimo il cocco. Non è un cocco naturale, è un cocco più sul. Cioè, questo è un profumo che non ha praticamente niente di naturale dentro, cioè è un profumo sintetico. Però è un'ottima riproduzione del cocco, cioè proprio questo cocco è molto buono, molto, molto succoso, molto, molto burroso, cioè sembra quasi il burro del cocco. Non so se avete mai sentito il burro del cocco, con questa aggiunta di agrumi sopra che lo rende speciale e veramente, veramente queste sole 3 note sono interessantissime, sono veramente una chiappa attenzione. E per questo a me mi ha proprio preso, cioè nel senso io quando sono entrato dentro la profumeria l'ho sentito, ho detto lo voglio, lo prendo e l'ho preso seduta a stante, l'ho preso quel giorno senza nemmeno vedere se sulla mia pelle durava tanto. No, non ho fatto prove, nulla. Ho preso la boccia da 120 ml, pagata a prezzo pieno, me la sono portata a casa. E non perché era nuovo, perché ho fatto anche, anzi, io non vado alla ricerca del nuovo. Li sento chiaramente quelli nuovi, però non vado alla ricerca del nuovo, ma questo qui mi ha rapito. Cioè, ha avuto questa cosa proprio di rapire la mia attenzione e l'ho dovuto comprare. E questa cosa, capisco, ho capito, che lo fa anche con le altre persone, proprio è una chiappa attenzione. Quindi, se vi servono attenzioni, sia dal punto di vista maschile, sia dal punto di vista femminile, perché secondo me è unisex, raga, assolutamente indossabile sia da donna che da uomo, sull'uomo ha un certo fascino, ha un certo. Una cosa che proprio ti fa un po' sciogliere, cioè nel senso che dici che bello, con la camicia bianca scollata di sera in un pub, senti questo profumo qui, questo profumo così burroso, così cocco, estivo, che ti fa venire proprio voglia di bere una piña colada, fredda, ghiacciata, però con questa dolcezza sotto, ti dà proprio questa sensazione di voglio abbracciarlo, cioè nel senso così, cioè la sensazione è questa. Dal punto di vista femminile, invece, sarebbe molto più perché mi immagino di sentirlo su una donna, sarebbe molto più particolare. Perché dici wow, mazza, è buono, voglio averlo, voglio averla, voglio possederla. E non nel senso cattivo, cioè nel senso wow, che buono, fammi sentire un po' che profumo c'hai, mamma mia, perché attrae veramente l'attenzione. Non è uno di quei profumi che ti spruzzi da uomo e dici ah, che buon profumo. No, questo è un profumo proprio che fai ah, porca miseria, vorresti leccarlo, perché proprio questo cocco insieme a te ti fa venire voglia. Ma io ho l'acquolina in bocca. Perché è anche un po' gourmet, ti fa venire proprio sta voglia di estate, di divertimento, di ballare, di conoscere quella persona. E questo è esattamente quello che secondo me vuole trasmettere questo profumo. Di fatto io lo indosso prettamente d'estate, fatti vedere, ne manca un po' perché l'ho comprato quest'estate e l'ho indossato per poco tempo in realtà, però in quel poco, in quel piccolo periodo ho visto che bomba che è. Questo è un profumo da mettere in macchina. Questo è un profumo assolutamente da mettere in macchina, ragazzi, perché lo mettete dentro il porta nel cruscottino oppure a fianco a voi e prima di entrare nel locale, questo è questo profumo qua. È un profumo proprio che acchiappa attenzioni. Se volete andare proprio all'acchiappo di tutto, di attenzioni, di qualsiasi cosa, questo è il profumo perfetto per quest'estate. E poi è molto nuovo, quindi non è molto sentito, diciamo. Non è una nota, anche se sono 3 note, però sono 3 note molto particolari, non si sentono in giro. Io in altri profumi non le avverto.
E poi adesso nel dry down esce fuori questo cocco. Molto, molto, molto succoso, molto... Proprio, cioè, c'ho voglia di una piña colada, ragazzi. E questa è l'impressione che dà. Ok, spero di esservi stato d'aiuto, spero di esservi stato utile, di avervelo descritto bene. Se ve lo ripeto, se potete iscrivetevi al canale, se avete visto il video fino qua, lasciatemi un commento qui sotto dicendo che ne pensate di questo tipo di profumi, se le indossereste, se vi interessa o se lo avete già provato, e scrivetemi quindi cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!